Pronto? Pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, lei chi è? Come si chiama? Da dove chiama? Chiamo da Mantova. Bene. Sono Franco. Franco. 55 anni. 55 anni. Da 3 anni senza pensione, invalido civile, cardiopatico, con un infarto di un mese fa e un bypass al cuore di 15 anni fa. Ma questo è male, ragazzi, cosa ha fatto per me? O quelli come me? Sì. Con i cuori, sì. Una minchia. Renzi, sì. Hai fatto tanto per chi prende poco, e chi non prende una minchia, che cavolo hai fatto? Schiavo, sì, capito. Ricevo il suo messaggio, ricevo il suo messaggio, signor Franco, e lo metto all'attenzione di Matteo Renzi, come ecco tutti gli altri, come tutti quelli che hanno lasciato il messaggio registrato e che prego ancora di chiamare. Perché una volta Liguori faceva una trasmissione, credo, su TGCOM24, sì. In cui apriva le linee, eccetera. Bellissimo. E intervenne anche Mauro da Mantova. Lo stesso Liguori che nei giorni della morte di Mauro, alla fine di dicembre, ci ha bastonato dicendo che abbiamo alimentato il suo ego, sì, che è morto. Insomma, ha fatto un riferimento in diretta, una puttanata pazzesca. Sì, se scrive, sì. Io ho anche scritto, guarda, hai scritto una puttanata pazzesca. Però ho visto, beh, lui ci è rimasto male per una serie di cose, quindi ha espresso il suo punto di vista. Diego da Torino, vai, Diego, vai. Dimmi. La morte di Mauro da Mantova non dovrebbe far riflettere i medici, gli scienziati, i Novax, ma prima di tutto dovrebbero riflettere i mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione oggi e da 2 anni, se trovano un pazzo per strada che si dichiara Novax, lo portano in onda, lo invitano, lo strainvitano, lo esaltano, gli incendiano l'ego di una persona evidentemente disturbata. Una cosa è dire non lo voglio obbligare, una cosa è dire lo voglio far diventare un simbolo, un eroe, una specie, anche facendo finta di prendere le distanze, finché non lo porta alla morte. Questo sfruttamento dei Novax estremi per fare spettacolo, per fare lo show, per aumentare gli ascolti è drammatico. Se ne è già parlato molte volte al cinema e in letteratura, ma oggi tutti continuano a farlo senza rendersi conto delle loro responsabilità. E noi abbiamo grandissime responsabilità. Mauro da Mantova è stato spinto sulla Luna dalla Terra per lo spettacolo. Buona giornata da Paolo Liguori. E possono avere anche accesso a funzioni strane. Però vale solo per quelli di sinistra, per quelli di destra no. Va bene, devo chiudere, grazie a Roberto Castelli. Saluto di essere stato con affetto, noi. Comunque, arrivederci. Maurizio da Mantova, buonasera. Ma come si fa a ascoltare quella voce da checca esaurita di Parenzo? Che ha fatto? Che una vecchia zitella sull'orlo di una crisi di lei. Ma come si fa a sopportare una voce così antipatica? Ma si ricordi, Parenzo, che tutto alla fine è solo questione di tempo. Ma tutta una fine finirà. Scusi, lei. Aspetti un attimo, questione di tempo. Ho la pubblicità, Maurizio, poi torno. Che vuol dire una questione di tempo? Che lo vanno a prendere? Che sta per essere condannato a qualcosa? A tra poco. Qui non facciamo trucchi, solo chi merita di. Siamo qui, 800 24 00 24. Eravamo con Maurizio da Mantova. Parenzo, ci sei? Ma certo che ci sono, scioccato da questa cosa. Anche ancora? Ah, c'è ancora? Sì, c'è ancora, Maurizio. Intanto Perino dice è stata un'azione poliziesca di uno Stato fascista. Luca è un eroe e sia chiaro l'ha fatto cadere la polizia. Bah. Una stupidaggine. Roba da matti, Maurizio. Cruciani? Sì. La CGIL, se non mi sbaglio, sì? Dovrebbe essere stata varata nei primi anni 90 al vecchio governo Prodi d'Alema. La? Che si chiama al vecchio governo... La cintura, che cosa? No, la Cirielli. Ah, la Cirielli, sì, la Cirielli. La Cirielli, che si chiamava, se non sbaglio, la Cicognini. Sì, ma guardi, io non mi vorrei addentrare in questa roba qui, È stata fatta ad hoc per salvaguardare, oppure per scagionare, o per non condannare, non mi ricordo se era De Benedetti, o Colanino, o Tronchetti Provera. No, la Cirielli non è stata fatta, non è stata fatta per queste cose qui, Maurizio, vabbè. Sta sbagliando lei. Ma forse può essere che mi sbaglio. Però no, si sbaglia sicuramente. Per scagionare dei vertici di quelle due aziende, si fa per dire aziende, sono Magna Magna, Telecom e Enel.
solo magna magna. Ma Maurizio, ma di che stiamo parlando? Scusi, di che stiamo parlando? Guardi che chiamo l'ambulanza subito, è a Mantova. No. Si devono vedere nel remoto. Adesso io. Ma nel remoto che? In remoto. Remoto cosa? Ma si faccia un test alcolico, il palloncino. Maurizio, ma quando parliamo? Maurizio, guardi che arrivi anche lei, l'interruttore, eh. Arriva anche per lei l'interruttore, c'è una questione di... Resti lì, Maurizio, resti lì un attimo. Come resti lì? Ma dategli un palloncino, come resti lì? Resti lì, traffico, torniamo subito. Pubblicità. Se siamo aperti fino alle 7 di sera, il sabato mattina. Giorgio da Como. Pronto, sì, sono io. Vada, ma c'era Maurizio ancora, scusi Giorgio, resti lì. Maurizio, allora? Cruciani? Cruciani? Ritornando a Monti, se lei va a vedere la biografia di Monti, è la fotocopia di quella di Prodi. Lavorato alla Goldman Sachs, è il delfino dei poteri forti come lo era Prodi. Una volta assicurato Prodi, si è fatto la guerra a Berlusconi, si è assicurato Berlusconi e si è messo Monti, che non è altro che la fotocopia di Prodi. Quindi cioè, non è che ci vuole un genio ad arrivarci. No, però ci vuole meno alcol. Ci vuole meno alcol quando si fanno le analisi. No, Parenzo, non attacca, Parenzo, non attacca, Non attacca. Se la fermano per strada, le fanno la prova del palloncino, le tolgono la patente, Vatti a vedere la biografia di Monti, vattela a vedere. Che cosa mi sta rivelando? È stata la Goldman Sachs, è la Bocconi, la Goldman Sachs, partita l'ambulanza, del Bung, tutta la biografia di Monti. È partita l'ambulanza, le fanno una piccola flebo e cercano di farle defluire tutto quell'alcol che hanno nel corpo. Comunque, Parenzo, ti do due scelte. O sei una cacca esaurita o una vecchia zitella sull'orlo di una crisi di nervi. Perfetto. Perché proprio non ci si può. Benissimo. Non ci si può definire diversamente. Ti stanno portando via, ti portano via. Ti vengo a trovare al reparto idilico. Hai la persona seria qualche volta. Ti vengo a trovare al reparto, non ti preoccupare. Fai la persona solo seria. Acqua. Guarda, è molto facile, per una settimana deve bere solo acqua lei, caro radioascoltatore. Solo acqua, per una settimana. Lo faccio ragionare, non gli faccio io le resine come fa sempre. 24 ore al giorno. Ma lei assicura che la venga a trovare? Vengo a trovarla al reparto etilico, non si preoccupi. Oppure lo faccio internare in qualche nuovo delirio. Ma stia tranquillo che vengo a trovarla perché le voglio bene, guardi. Le danno un po' dell'acqua, lei per una settimana beva solo acqua. Nel manicomio criminale di Castiglione di Stiviera, la gente già proprio messo in isolamento lì perché è un pericolo per la società. Maurizio, dove si trova lei? Dove si trova lei, Maurizio, scusi? Purtroppo sotto uno scantinato della Conad, che è di Peccato la bottiglia, per volta lo scantinato, peccato la bottiglia, ti credo. Ma perché Parenzo dice sempre che lo scantinato? Ma perché lei da bambino, sempre da bambino, cioè, ma come si fa? Ma quanto ne ha Parenzo? Perché beve così tanto? Non vede che reazioni ha dopo? Non lo vede che reazioni sconsiderate ha? Non beva dell'acqua per una settimana, beva acqua. Parenzo, le dico, le darei gli schiaffi a 2-2 fino a quando diventano dispari. Pensi a lei come mio simpatico. Perché è una ubriacatura molesta la sua. Diventano dispari. Perché la sua è la classica ubriacatura molesta. Bene, Maurizio, grazie. Resti lì, Maurizio. Alberto da Foggia, buonasera. Ma come resti? Buonasera agli ascoltatori. Sì, Alberto, vada veloce, senza troppo. Sì, volevo intervenire per quanto riguarda quel ragazzo che... La Zanzara. Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Siamo in collegamento. Senti, sono preoccupato, scusami. È sempre nella cantina della Conad quel Maurizio? Dov'è? È sempre nella cantina della Conad? Cosa? È sempre nella cantina. È andato, dai. Da quel buco lì, da quel colo di sinistrali moderati lì. Perché no, la cosa è grave. È sempre più grave perché lì ci sono tante bottiglie. Che mi manca mangiare il tortello di zucca. È meglio che la zucca ce la metti in testa, la zucca. No, ma in quella cantina lì ci sono troppi vini. Mi dia retta, vada prima, vada su. Parenzo, lei quando parla perde sempre una grandissima occasione per star zitto. Lei quando parla dice eresie che farebbero ridere i polli. Lei, siccome è collegato da una cantina, io lo capisco che il vino piace anche a me, però con moderazione. Lei, ho detto, lei è una checca esaurita o una vecchia zitella sull'orlo di una crisi di nervi. Benissimo. Cioè, la sua voce, la sua voce è quella lì. Vengo a trovarmi in reparto con dell'acqua, perché non deve più bere, guardi che effetti le fa. Ma sono a stemmi io, lo dico, ma non sembra. Ma non sembra.
Tutti gli ubriaconi dicono che sono astemi. Tutti gli ubriachi dicono che sono astemi. Tutti. Fermo, Maurizio, in collegamento da Pugno. Da una regione che c'è il 75% di alcolismo, il Veneto, c'è il 75% di alcolizzati nel Veneto. Esca da quella cantina. Esca da quella cantina di vini, glielo dico io. Ma che vini, che bevo solo acqua frizzante, ma mi faccia il piacere. Ma che acqua frizzante? Maurizio, resti fermo lì. In collegamento da Palermo, Davide Faraone, Partito Democratico, candidato alle primarie per il Comune di Palermo, per il Partito Faraone, Democratico. Allora. No, Faraone non c'entra niente. Senta, Faraone, lei riconosce Bersani come suo segretario? Fin quando non c'è un nuovo congresso che è il sentimento dei cittadini. Beh, comunque lei è contento alla fine di non essere appoggiato da Bersani, perché l'appoggio di Bersani in questo momento, o sbaglio? Io non ho richiesto alcun appoggio, neanche vabbè, la ringrazio, a presto. Grazie a voi. Maurizio, c'è ancora o è giù nella cosa? Sì, cruciale. Bersani. Che c'è? Il morto vivente, siamo uno zombie. Ma si capisce. È imbarazzante quando parla, ci impiega 3 ore a dire 2 parole. E quello sarebbe un politico. Ma mi faccia piacere. Un attimo, Maurizio, resti lì. Guarda, veramente lei fa male bere così. Caterina da Como. Ma chi è Caterina da Como? Salviamolo questo. Aspetta, ma resta lì. Dove è arrivato adesso? È sempre ma sotto. Ma sta lì, continua ad ubriacarsi. È sempre alla Conad, Maurizio? Che se fosse per me avrei già. Avevo stamate tutte le coppe le Conad. Poi scrivosi chi manipola i soldi delle coppe in Svizzera? Ma che ne so, le coppe in Svizzera? Ma di che stiamo parlando? Caterina da Como, Caterina da Como. Bravissimo, pronto? Dica. Pronto? Ma come dica, sta male? Pronto? Vada. Ma come pronto, sta male, salvatelo! Allora, io chiamavo perché volevo intervenire sulla questione di quello che sta succedendo, che è successo in Val di Susa. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Parenzo è caduto? Caduta la linea con Parenzo? Siamo di nuovo in diretta con TGCom 24. Parenzo, ci sei? Eccoci qui. Certo che ci sono. Signore che era la Conad, Maurizio? Che peccato che ci sia ancora. Che ha fatto? Sta bevendo? No, ma che bevendo? Sto guidando. No, non si mette mai matto mettersi in macchina in quelle condizioni. Io non ho mai messo le cinture di sicurezza e ho sempre telefonato guidando. Sì. Punto. Vabbè. Perché per me trasgredire è ordinaria amministrazione. Ma questo si capisce perché uno che beve molto, però non si metta in macchina. Ma chi beve molto che beve solo acqua, Parenzo? Ma perché dici sempre le stupidaggini? Ma perché dici delle spazzette come parla con una bocca biascicata? Ma biascica, lo sente o no? Ma quando è che è mature? Io ma cos'è che smette? Un attimo. Chi è questo? Perrino? Sì, Perino. Perino, anzi, signor Perino. Reagisce così. Sì, ma cioè, non mi può dare della iena, non ci può dare delle iene, degli sciacalli. Quello è sbagliato. Va bene, andiamo. Ascoltatori, prima di chiudere, Vito da Foggia. Maurizio? No, Vito da Foggia. Maurizio è sempre lì? È sempre lì, Maurizio, no? Maurizio? Cruciani? Sì, allora? Cruciani? Cruciani, se fossi nei panni di Perino? Eh? Avrei già fatto la cacca se fossi nei panni di Perino. Cioè? Perché, ma come si fa a dire quelle scelte? Ma che c'entra la cacca, scusi? Ma dai, perché io ubriaco? Ma non puoi venire a dialogare con l'ubriaco. Se fossi nei tuoi panni ci farei la cacca dentro. Ma non è radioalcol. Vabbè, però abbiamo... Ma lo capisci o no che non è radioalcol? Ragazzi, come vecchio Perino, cosa c'entra la polizia se lui è salito? Se lui è salito è stata una scelta sua. E ha pagato per le sue scelte. Sì, da un certo punto di vista non fa una grinza stavolta. Beh, perché ogni tanto anche l'alcolista ha dei momenti di lucidità. Chi l'ha detto? Cioè chi beve ogni tanto ha dei momenti di lucidità. Ora ha avuto un istante di lucidità. È ovvio, cioè è ubriaco, però è ubriaco con dei momenti di flash di lucidità. Però è molto grave la situazione sua, molto grave. Ci vuole una flebo, 7 giorni di riposo totale, solo acqua e riso in bianco. E poi si rimette in sesto. Mi dia retta. Va bene, allora Vito da Foggia. Dobbiamo... Allora salve. Veloce. Sì, sono velocissimo, no? Dico che fanno bene i TAV a protestare, perché poi il premio. Questa è una scelta di questi qua non sono manifestanti, sono delinquenti, criminali e delinquenti. Ci dobbiamo lasciare, caro Parenzo. A domani. Va bene. Anche con gli telespettatori di TGCom 24. A domani 18:30, ciao.
a tutti i telespettatori di TGCOM 24 saluto il signor Crippa, saluto il signor Confalonieri, saluto con grande deferenza il signor Pier Silvio Berlusconi, che mi lega un affetto storico a Berlusconi. Ma come si fa a ascoltare quella voce da cecca esaurita di Farenzo? Adesso una brevissima incursione nella trasmissione La Zanzara, quella di Radio 24, certamente la conoscete, è condotta da Giuseppe Cruciani e di David Parenzo. Sentiamo un attimo che cosa stanno combinando quei due lì nel loro studio. Fiorenzi. Nel campo del chi se ne frega show, ma anche insomma, sì, no, ma questo siamo sempre... Sad Girl, si ricorda il film con Madonna? Era 1980, sì. Boh, sì. 86, 87, sì. Avevo 11 anni, 12 anni. E c'era la scena, una delle scene c'erano due uomini che si baciavano, ma non è che uno, come diciamo dire, noi. Si forma la sessualità su sì. un film dove in questo modo perlomeno la sessualità. Questo avrebbe spiegato all'onorevole Giovanardi. E dunque la sessualità sì. non si non sì. si ma forma insomma, quelle, mi sembra tutto evidente, dai. Beh, appunto, lo so. Anzi, secondo me continuare a parlarne è tempo sì. Ma lei un quartiere che intanto siamo su sì. qualche televisione. Ma no, diretta. Ho visto ci vediamo, mi vedevo riflesso. C'è la solita irruzione di TGCOM 24. Mi vedevo che illegalmente carpisce yeah. carpisce salutiamo immagini dalla il signor Zanzara. Giordano, il direttore, lo salutiamo. Salutiamo che arriviamo. Ciao Pier Silvio, ciao Pier Silvio. Siamo riverenti naturalmente, come sempre. Senta sì. caro sindaco, lei un quartiere. Eccoci, ecco. Avete sentito Parenzo e Cruciani, stanno parlando chiaramente di uno dei temi del giorno, alla maniera loro, la polemica sui gay, presumo dopo le affermazioni, presumo, non lo so perché no, siamo qui, non siamo là, dopo le affermazioni di Giovanardi contestati da tutti i fronti. Io non so se possiamo andare avanti con... L'attualità senza tabù. Un quartiere gay. No, ma perché lei è fissato con i gay? Senza censure. Era lui quello che parlava male di lei. No, no. Senza tagli alle opinioni. Il signor Giordano, il direttore, lo salutiamo. Salutiamo. Ciao Pier Silvio. Giuseppe Cruciani, con la collaborazione di David Parenzo, conduce La Zanzara. In contemporanea con Radio 24. Da lunedì 20 febbraio alle 19.15, La Zanzara. In esclusiva su TGCOM 24. Siamo in televisione. Non me lo poteva dire, direttore, se mi mettevo un'altra cosa. È positivo, è normale. Cioè, la ringrazio molto, la ringrazio molto. Mauro da Mantova, il signor Mauro da Mantova. Ma è tutto normale. Ma perché non è normale? Parenzo, non fare il bacchettone adesso, non fare il bacchettone. Sei stato baciato in bocca dalla Began e mi fai il bacchettone. Scusa. Fare per normale. Anche tu insisti con sta roba del baciato in bocca dalla Began. Ma non è un problema, non c'è niente di cui vergognarsi. Con la diffamazione aggravata. Ma che diffamazione aggravata? Ma quando mai? È stato un modo per salutare. Vabbè, allora, Mauro da Mantova, su. Salve Cruciani. Sì, dica. Ma Parenzo... non fa l'antipatico, fa la checca esaurita, lo sfigato di turno. La checca esaurita, lo sfigato di turno, Mauro, iniziamo ma sì, subito con le offese, su, dai. Perché tutti i politici che avevano sempre preso in giro quando erano indagati non l'hanno mai superato? Ma che lo considerano meno di un peto. Ma chi? Ma chi lo considera meno di un peto? Come si permette, Mauro? È l'ubriaco delle 20:24 solito. Mancava oggi il bevitore. È solito. Per sparare così, eh? Si può sempre sparare in quel modo lì, ma io so sempre che quelli sono diversi addosso a quel cane. Ma scusi, perché non prova a bere dell'acqua invece? No, scusi, Mauro. Mauro, beva dell'acqua, che le innanzitutto per una settimana dovrebbe bere solo acqua. Dovrebbe parlare meglio, innanzitutto, perché la ma sentiamo. Ma non può, è ubriaco. Non può. Io posso capire. Abbiamo capito che Parenzo è diverso, di sinistra, ok? Vabbè. E abbiamo capito sempre... che è ubriaco. Adesso a quei cani perché sono di destra, insomma, quelli sinistra. Allora, Mauro, però la sentiamo veramente male, abbi pazienza. Lo senti male, è un ubriacone, perché è evidente che parla con la bocca tutta imbastata, classici sintomi, poveretto. Deve bere per una settimana dell'acqua e molte flebo deve fare, acqua e limone tutti i giorni per una settimana. Mauro, che le è successo? Perché parla con questa voce? Perché è ubriaco! Aspetta, stai calmo, perché parla con questa voce? Chi? Lei. Non riconosco più. No, ma parli meglio, ci faccia capire il suo pensiero su Parenzo, siamo molto interessati noi qui. Ma perché? Parenzo, non può sempre scannarsi contro quelli di destra, ma quelli di sinistra, cioè, mi hanno fatto il peggio di Bertoldo. Ho capito, lei ce l'ha con Parenzo perché lo identifica come uno di sinistra che se la piglia con i politici di destra. Benissimo, però tesi un po' vecchia, vecchiotta, lei ha un po' i prosciutti davanti agli occhi, il prosciutto davanti agli occhi, le fette di mortadella, faccia lei, Riccardo da Rovigo, buonasera. Buonasera.
Signor Riccardo, che mi dice? Qui la situazione freme perché la Minetti è ancora rinchiusa dentro con Berlusconi, col signor Berlusconi. Sono Marchionne, aprite le porte. Ma la Boldrini è il presidente Marchionne, della FIOM, non della Camera. Questo è il palazzo. È il presidente della FIOM. Non c'entra niente. Boldrini è il presidente della FIOM, non della Camera. È la terza carica dello Stato. È il presidente della FIOM. È la terza carica dello per Stato. Per me il presidente ha della FIOM ha espresso un disagio. È il presidente della FIOM. E ha portato nel palazzo un disagio di migliaia di persone che hanno perso il lavoro e di lavoratori che devono essere reintegrati. Ma non rompere i coglioni con queste cose. È il presidente della FIOM, una vergogna che fa ha parla, detto ho altri impegni, ho impegni istituzionali, parla, fa critiche sulle politiche industriali, il presidente deve... della Camera, certo. Si occupi di scartoffie, ma non è che uno si deve si occupi di scartoffie, si occupi di tagliare i nastri invece ma di parlare di politiche non industriali. Non è che uno si deve inginocchiare, Mauro, perché Damanto, chi... fammi sentire, arriva Mauro. Marchionne, uno si deve inginocchiare subito. Mauro, ma che ma dove è scritto ma che deve riceverlo? Ma dove è scritto? Avrà presidente avuto altri della FIOM, vergogna. Mauro da Mantova. Ciao Cruciani. Mauro, posso dica, una, vabbè. Posso fare una magia? Sì, dica, oh, dica. Facciamo sparire Parenzo? Perché dobbiamo far sparire Parenzo, Mauro? Ma lei quanti telefoni ha, Mauro? Quanti telefonini ha? Quanti numeri ha? La gente non fa niente. No, sei. Appunto, perché non sei è possibile, telefoni. C'è il blocco, c'è il blocco di un mese. Mentalmente. Allora, Mauro, dica. Adesso facciamo sparire Parenzo. Come lo facciamo sparire? Già fatto tutto, è stato già fatto Marito, mille volte, non c'è più. Copia anche un copione, ha già fatto non è un copione, tu sei uno stronzo, gli stronzi vanno cacciati giù per il vacca. Ha fatto mille volte, è un malato con sé. Siccome ero, ma parla un italiano stentato, telefoni, siccome che ero, ma come siccome che ero, sei telefoni, tira lo sciacquone, gagghina che facevo da tre anni fa, sei telefoni, un malato con sei telefoni, avanzare un delinquente, ma un delinquente come Marchionne, coglione, come fai avanzare un coglione come Marchionne? Che c'hai i soldi all'UBS come il tuo amico De Benetti a cui vai a leccare i piedi e il culo, coglione. Coglione, vuoi che ti dica lui che gli hanno i soldi? Sei telefoni, sto poveretto perde le giornate così. Ma cosa vuoi? Carichissimo, oggi telefono alla Zanzara. Cazzate. Sei telefoni. Tu sei un ricchione. Te l'ho già detto, sei un ricchione. È solo di gay puoi parlare, perché? Forza, sei una checca. Perché? Mauro! Sei telefoni, c'è stato. Mauro! Non c'è bisogno! Ma se n'è andato, è tornato della spelonca, dai, lascialo stare della spelonca. Vieni Cruciani, mettigli un uccello di gomma in bocca. Ma lascialo stare della spelonca. Ma come un uccello di gomma? Dai, Mauro. È una checca, è un ricchione, dai. Dai, su, pure tu. È un poveretto. È un poveretto. Dimmi Cruciani. No, ma che io non ti dico dimmi, cioè, adesso si vuole fare anche intervistare da te, capito? Cioè, è talmente malato mentalmente, con il signore con sei telefoni, cioè ha sei utenze apposta per telefonare alla Zanzara. Beh, è un povero malato, si derubrica. Mauro, 10 secondi poi devo chiudere, veloce. Ascolta, ti lamentavi della consulta, ma sì. Cosa ti lamenti? Che su 10, 8 sono di sinistra. La Corte Costituzionale, se sono in 30, 25 sono la Corte Costituzionale, signor Mauro Davanto. Vabbè, ci sentiamo domani, 18:30. Ma segato anche a te, perché tu che parli di Corte Costituzionale, dai, ma poveretto. David, quando ti insultano ricordati che Mario Di Alba ti vuole bene. Mauro, oddio Mauro, vai Mauro, che è successo Mauro? Parenzo, preparati Mauro. Mauro, dimmi. Mauro da Mantova, dai. Tu mi devi spiegare come fai a dare ragione a quel coglione di Librandi, che è come Rondolino e Serenica. Contano come due di coppe quando si entrava la spada e i bastoni e denari. Ma maestro, che c'entra questo? Dai, su Mauro. Ma come che c'entra? Perché ascolta, non mi dire. Dimmi. Che l'incidente di buon anno è un incidente normale. Ancora con sta storia. Dai, ascoltami bene, io Mauro, faccio il carrettiere da 40 anni. Dai, io vai, tamponato, malato di mente. Ho tamponato con una 112 Abarth.
sì, una colonna a 95 km orari. Ma cosa c'entra? E non mi sono fatto un cazzo senza cintura e senza airbag, ok? Dai, spiegare 65 km orari come ha fatto ammazzarsi. Lo hanno investito dopo che è uscito. E la terza auto dov'è? È dai, un fantasma? Su, Mauro, dai, su, ma che cazzo? No. Ma dai! Non è dai! Guarda com'è! Il fatto, lo svolgimento dei fatti. Dai, Mauro! No! Lui sa che cos'è, si è pagato. Cos'è? Che era un parlamentare europeo fortemente contro l'Europa. Ma ha pagato cosa? Ha fatto un incidente con la macchina. Ma chi è stato? Aspetta. Chi è stato? È stato Juncker. Ma è stato Juncker, è stato. Come fai a morire a 65 km orari? E poi, scusa, come hai fatto a morire senza cintura? Ma chi te l'ha detto che l'hanno investito fuori? Ma di che cosa stai parlando? Di cosa? Ma che cosa hai letto? Ma tu hai visto le scene dell'incidente? Ma vedere su internet! Sì, ma chi è stato? De Benedetti, chi è stato? Scusami, ispettore Derrick. Non è stato tanto! È stato solo quei parrucconi! Lobbisti parrucconi complottisti europei che non vogliono che salti l'Europa, semplice, come ha fatto con Ma Biden. Cosa c'entra Bonanno? Ma Bonanno non ha fatto con Bonanno. Ma sei impazzito, Mauro, dai. Ma sei impazzito? Anche tu stai cercando di raccontare una verità che non esiste. Ah sì, la verità che non esiste. Dunque la polizia stradale e questi qua che si sono in me. Cosa? Cruciani, non farmi gelare i coglioni. Tu vatti a vedere, ti ho mandato che messaggio in WhatsApp. Vatti a vedere quei siti. Ho visto, ma sono follie da ricovero. Ma credi tu? Sì. Quello ti fa comodo, crederlo tu. E chi è stato? De Benedetti? Chi c'è dietro? De Benedetti, ascolta, chi c'è? Ascolta, Cruciani. Non ti sei mai chiesto perché il papà di Dodi Al-Fayed dall'Inghilterra? Non te lo sei mai chiesto perché? E perché sei andato all'Inghilterra? Papà di Dodi Al-Fayed. Gli hanno stecchito il figlio, gli hanno stecchito. E allora? Il papà di Dodi Al-Fayed. Non gli ha mai dato, con tutte le tasse che ha pagato con i magazzini Arons, non gli ha mai dato la nazionalità. Anche di questo si intende. E poi gli hanno ucciso il figlio. Anche della morte di Lady Diana. Gli hanno ucciso il figlio. Da Mantova. Perché non volevano. Hai capito? Scusami. Aspetta. Che il figlio della regina diventasse musulmana, o che avesse un figlio o un fratellastro musulmano. Aspetta. In futuro alla Inghilterra. Aspetta. Questo si sa. Vabbè, si sa, sì. Parenzo, che dici? Non ho capito. È stata la regina, si sa. La regina con la strozza, è stata lei, si sa. Pagata dagli americani. Ma cosa c'entra adesso, scusa? Mauro, un attimo. Possiamo pagargli delle cure psichiatriche a questo punto? Mauro, dimmi. Ecco. Possiamo pagargli. Hai visto il messaggio che ci ho mandato? No, ma adesso non leggo. Allora, ma che messaggi ti manda questo? Ma anche i messaggi ti allora, mandano. Allora, sei pazzo. Io ti ho mandato un messaggio. Sì. Io ti ho detto che appena trovo quello psico cesso brutto, orribile nano che fa cagare, che è brutto come la fame. Ma chi è? È come i debiti. Chi è? È brutto come i debiti. Ah, Parenzo. È brutto come i debiti. Quando lo trovo, io lo piglio a schiaffo e lo pugno in faccia. Sì. Vabbè, ma questo... Si pensa a quello di Cremona, sì, se lo prende a calci in culo. Vabbè, ma questo che c'entra? Scusa, ascoltami, adesso. Ascoltami, ma come si fa a vivere con il cervello pieno di vermi? Aspetta. Come fai a vivere col cervello pieno di vermi? È talmente antipatico sto coglione. Che tira le sberle e calci a 2-2 fin quando c'è un disco, il suo imbecille. Parenzo. È una merda che non dovrebbe stare lì, dovrebbe andare a faticare, a sgobbare. Ma gli ebrei sono abituati a vivere della... Ma non dire cazzate, dai, su. Adesso dove ti sei inventata sta cosa dell'incidente di Bonanno? Dai, fermo lì, vai, ciao. Cruciani, la mia ragazza ti odia. Sapete qual è la serie più vista degli ultimi anni? Andiamo avanti. Beh, andiamo avanti per forza, amico mio.
amico mio da Caserta che hai chiamato prima. Allora, segnalo questo, oh, amico mio. Durante la pausa pubblicitaria ero tranquillamente al bagno a fare la pipì. Mi chiamano dal concierge giù, dal centralino, e mi dicono: guarda, c'è un fan che vuole venire su. Dico: un fan? Ma che cazzo è? Ma che già sono molestato ogni tanto a casa, mi compare qualcuno, racconterò nei prossimi giorni che cosa mi è accaduto. Però, e dico: ma non fatelo passare assolutamente. Poi mi ricordavo che il gruppo di Riccardo da Roma mi aveva contattato attraverso non so chi. Insomma, te la faccio breve, è salito qui sto ragazzotto, anche simpatico, di bello aspetto. Vuoi salutare? Prego. Ciao Cruciani. Chi è questo? No, non so, uno del Riccardo da Roma. Ma scusa, ma tu fai tra la gente. Sono proprio un fan tuo, Giuseppe. Mi ha detto: io vengo su, però io la detesto, mi piace Cruciani. Dico: ecco, venga qui tranquillamente. Scopro, gli ho sequestrato il telefonino, che hanno una chat questi miserabili, dove Mauro da Roma manda i suoi audio. Mauro da Mantova, scusa, dove sostiene che tu lo censuri. Aspetta un attimo, sto arrivando da te. Vomitate ste stronzate, quel coglione Frocetto ebreo di merda col cazzetto. Cioè, adesso loro, capito? Ma dove cazzo l'hai tirata fuori se io sia? Capito? Allora, questo è Mauro da Manto. Che Radio Padania è stata acquistata 2 mesi fa da un calabrese, ricordatevelo questo. Cioè, hanno una chat in cui ci sono. In cui si. No, ma è un delitto, non è ma una... no, ma sono dei matti psicolabili. Sì? C'è Mauro da Mantova che gli manda gli audio di tutte le trasmissioni, allora, alle ragazzi, quali interviene. Adesso hai introdotto te l'argomento, io non volevo nemmeno parlarne. Il signor Mauro da Mantova è arrabbiato col sottoscritto questa volta, non con te. Questo ragazzo che è qui. Non con te, non è, come dire, non credo che Mattarella sia preoccupato per questa cosa qua, non credo. Ecco, oggettivamente non credo che le borse siano in subuglio, diresti te. No, non ti preoccupare. Però è una cosa che magari può interessare qualcuno. Il signor Mauro da Mantova, che si autodefinisce telefonista della Zanzara, persona che io abbraccio fortissimo, perché insomma gli ho dato anche un po' di vita recentemente, nel senso che gli ho dato qualche ragione di vita, nel senso che io ascolto tutti, persino Mauro da Mantova. Capito? Persino Mauro da Mantova, come sai, sono molto tollerante, ascolto, e anche una brava persona, secondo me. Per te è un delinquente, per secondo me invece è una brava persona. Un delinquente, un demente. Il quale ce l'ha con me, perché non lo faccio intervenire più in questa trasmissione? C'è tutto. Aspetta, in questa chat. Aspetta, non devi lascia perdere la chat. Non interviene più. Ed è intervenuto a Radio Padania, pensando di farmi un torto. Caro Mauro, non me ne può fregare di me. Comunque, sentiamo Mauro. Poi chiudiamo, poi chiudiamo questa cosa qui, perché adesso possiamo parlare. Che è pazzesco. Il caso Mauro da Mantova. Libero, polemiche alla Zanzara. Mauro da Mantova chiama Radio Padania. Chi se ne frega, però? Chi se ne frega? Ecco perché mi tacciono spesso alla Zanzara, perché io dico cose scomode. Scomode per Confindustria, perché la radio di Confindustria, va a spasso con i signori furbetti del PD, i mafiosetti, non piruisti, piquatristi, perché adesso ci si tratta di piquazzo. E io sono Mauro da Mantova. Uè, Mauro. Interventista della Zanzara di Radio 24, e non concorde con quello che dice il Tamarro di Crociani, che lui è a favore dell'adozione gay. Io ho avuto 21 anni di convivenza con un gay, cioè convivenza nel senso che lui abitava al quinto piano, io abitavo al secondo, e mi diceva: è una cazzata, noi siamo omosessuali gay, ma non esiste che noi andiamo ad adottare bambini. Scusa, aspetta, ho avuto 21 anni di convivenza, quello abitava al quinto piano, tu al secondo. Quale convivenza? Quale? Quella al quinto, quella al secondo. Siccome un gay che abitava al quinto piano e lui al secondo gli ha detto di essere contro l'adozione dei bambini, allora ha ragione lui. È un instabile. No, ma tu capisci che non è possibile questa cosa qua, non è possibile. Oh, coglione, c'è la tua sorella, fatta al culo! Signor Mauro da Mantova, che dopo essersela presa per una vita, è una responsabilità enorme. Io non ho nessuna responsabilità. No, nel degrado questo si autodefinisce telefonista della Zanzara e chiama il sindaco di Pesaro, la Ricci, quindi continuo, la segreteria del sindaco del PD Ricci. Mamma ha chiamato Ricci, sconvolto. Ha detto: scusa, sindaco, ma questo qua si autodefinisce come se fosse un ruolo. Sì. Telefonista della Zanzara. Ma roba pazzesca. Dai, su. Ah, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Cioè, Mauro, mi hai rotto i coglioni. Capito? Mauro da Mantova, mi hai rotto i coglioni. Anche tu mi hai rotto. Sono arrivato a dire che mi hai rotto i coglioni. Intervieni dove vuoi. Fai quello che ti pare. Qui le porte sono sempre aperte per te. Però mi hai rotto i coglioni. Ma è vero che Sebastiano Barisoni va come ospite ai convegni della sicurezza sul lavoro e poi
fuma di nascosto in ufficio e nei bagni del Sole 24 Ore. Ma com'è sta storia? Andiamo avanti. Questa è una diffamazione aggravata. No, ma lui stesso l'ha ammesso, ha avuto l'autorizzazione naturalmente a mandare in onda questa cosa, altrimenti no, non è vero, mandi in onda il cazzo che mi pare, ma è vero, lo ha ammesso tranquillamente, candidamente, è vero, vado ai convegni sulla sicurezza ogni tanto, però c'è una novità importante, direi anche una breaking news da questo punto di vista, caro Parenzo. Sì, beh, giusto. Barisoni ha abbandonato molto il fumo ed ha acquistato, o le è stata regalata, gli è stata regalata, non lo so, una sigaretta elettronica. Attenzione. Come mai? Non lo so. Sarà stato pagato dalle lobby della sigaretta elettronica? Ma no, stai scherzando. Dico così, magari gliel'hanno regalata quelli della sigaretta elettronica. Non lo so, questo sono altri argomenti. Comunque, la breaking news è questa: il signor Barisoni, vice direttore di questa baracca, non fuma più alla sigaretta elettronica. Vabbè, capito? No, ma questo è importante. Importante dirlo. Per la salvezza dei bagni innanzitutto, primo. Secondo, per i cazzi suoi. Avanti, Mauro, che vuoi? Se mi fai dire quello che devo dire, sì, sono butto giù. No, tu puoi buttare giù quanto vuoi, però... Ma cosa vuoi? Non interrompi sempre, come non fai con altri. Allora, ma con altri chi? Di chi sei geloso? Di chi sei geloso? No, non sono geloso di nessuno. Della gelosia. Perché io sono io e gli altri non sono un cazzo, primo. E poi, ma che vuol dire tu sei tu? Correzione sulla notizia d'agenzia. Barisoni non ha smesso di fumare, ha ancora le sigarette. Ma chi se ne frega? Ancora un pacchetto di sigarette. Per l'ottimo Barisoni. Mauro, allora? Allora, se tu hai un comportamento con degli interventisti, devono essere tutti uguali. Quasi interventisti, ma chi l'ha detto? Io faccio quello che mi pare. Non hai capito ancora, Mauro? Faccio quello che mi pare. Cioè, qui c'è la dittatura. Qui c'è la mia dittatura. Sì, con una piccola differenza. Qual è? E se io non intervengo più alla Zanzara, i tuoi ascolti calano. Come è successo? Parezzo, rispondi tu. Come è successo in una televisione che adesso fa parte radio del Mediaset? Sì. Che dal primo al secondo è arrivato quinto. Perché in realtà Mauro, secondo me, ti ama molto. C'è una mia amica, mi ha detto questo, che ormai potrebbe scrivere questa mia amica la fenomenologia della Zanzara. Dice: guarda, secondo me lui in realtà è geloso. È psicologa. Lei. Stai zitto! È una psicologa che dice: secondo me, Mauro da Mantova in realtà è innamorato di Cruciani. Sì, può essere questo. Questo può quindi essere. È la tema. Essere. Ok. Okay. Devi essere trattato come tutti gli altri. Ma come un pazzo devi essere trattato. Certo, come gli altri pazzi che chiamano. Ma tu sei più pazzo degli altri, quindi sei più disturbato, diciamo. Allora, se tu non mi permetti di dire quello che penso senza copiare, ma su cosa? Qual è l'argomento? Per esempio, qual è l'argomento? Vedi? Qual ecco, è? Mi ha scritto il mio preferito: Mauro innamorato di Giuseppe. Allora, prima di tutto fanno la giornata della memoria. Vabbè, adesso no. Mauro, oggi no. Allora, non fare i tuoi deliri. No. Se tu mi metti gli effetti, vado a far culo. Ma perché? Perché ma devi sempre. Io direi la mia. Ma su che cosa? Spiegami. Allora, su che cosa? Fatto la giornata non della tollero, non tollero follie da parte tua. Tollero follie ma da altri. Follie? Io ti dico le cose, le statistiche. Statistiche allora, di che? Statistiche di che? Visto che gli ebrei sono stati uccisi. Oh, beh, sì, perché non è vero? Perché non è vero? Vuoi negare questo? 6 milioni? 6 milioni? Se non mi fai finire, non arrivo giù. Io ricordo a tutti che questo signore qui si è definito hitleriano. Si è definito ammiratore di Hitler. Ma perché io non posso avere una mia scelta? Ma sì, ma d'accordo, noi possiamo giudicare questa scelta una cosa da pazzi, sì o no? Ma ti ho detto! Per esempio in America, sì, anche in Germania, scusa, in Germania, dopo un processo hanno detto se qualcuno vuole essere un artista è giusto che lo passa poi in Germania. Due settimane fa. Qual è il problema? Basta che non faccio. Ma al di là della Germania, sì, ho letto qualcosa, eccetera. Ma al di là di questo, allora, ma tu cosa? Se uno si definisce nazista, non puoi commentare la giornata della memoria, è una contraddizione in termini. No, resta nazista e basta. Voglio che la gente sappia. Ma cosa? Non sai. Ma cosa? Cosa allora, non si informa su cosa, Mauro? Allora, su cosa? Se mi piace nere, porca ma no. Ma non sei uno storico. Vabbè, comunque dimmi, no, avanti. Però mi informo. Dimmi. Però mi informo. A parte la storia, la scrive come gli pare, piace quel curriculum. Poi? E quella è una cosa che a me dà molto fastidio. Certo, però,
se tu guardi, ok, o non ci sono gli ebrei, va bene? Ma De Benedetti, per esempio, De Benedetti ha qualcosa a che fare con l'uccisione degli ebrei, secondo te? No, quello no. Quello allora, come intanto, fa, no, infatti, la notizia che De Benedetti e le macegaglie avevano pigliato i soldi, non l'ha preso già da 5 anni fa. Ma guarda, con che notizia dai? A chi hai dato? A chi l'hai data questa notizia? Vai, a chi? Pazzo, dai, okay, se l'avevo letto un miliardo di volte, ma non cosa? Ti ascoltare i miei interventi. Ma cosa? Che De Benedetti e la macegaglia erano debitori del Monte dei Paschi? Sì, signore! Ma sì, non signora, credo, non credo che tu sia la fonte di questa roba qua, caro Mauro, non credo. Allora, poi... io quando sono venuto a cena 2 anni fa. Dove? Ma dove? Non è una notizia di dominio pubblico, quando sono venuto a cena, perché dove? Tu vai a cena con questo qua? Sono andato a 2 o 3... vabbè. Al primo... vabbè, ma allora che vuoi? Hai pagato la cena sto poveretto? No, se l'è pagato da solo. Avevo portato le fotocopie, c'avevo le fotocopie. Questo girava con tutte le fotocopie di ritagli di giornali. 27 gennaio 2006. E come sai quelli psicotici dei film americani, quelli che vogliono uccidere il presidente? 27 gennaio. Hai presente i film degli psicotici, quando c'è lo psicotico americano? Ma cosa è successo? Ma è 21 anni fa! 21 anni! E Kennedy? E la commissione Warren? Viene scalata dal gruppo dei Benedetti. Ma chi se ne frega? Monte dei Paschi è diventata. Ma chi se ne frega? E secondo te, chi lo piglia i soldi? Le Benedetti e la macegaglia. E li fatti? E li fatti? È uscito. E Pasolini? Moro, chi l'ha ucciso Moro? Moro, chi l'ha ucciso Aldo Moro? Ascolta, non cambiamo discorso. No, ma Aldo Moro, riveliamo una volta per tutte, allora, perché la gente deve sapere. Aldo Moro è stata la giornata della memoria. Ok, ecco. Vabbè, ma chi è se la frega? Giornata della memoria del suicidio in Germania del 30 e 32 e di quelli del 2011, 116 suicidi. Grazie all'ebreo Monti, questa non è memoria. Ma cosa? Non è vero, non è ebreo. Non è vero. Ma non è vero. Non è ebreo Monti. Non è vero. E Barisoni è ebreo, Barisoni? Non è ebreo Monti, ma tu sei fuori. Ma le assicuro, è dichiaratamente ebreo. Ma non è vero. Ma come no? Ma figuriamoci. Ma chi se ne frega, ma si può poi dire, ma io la conosco personalmente. Ma non è vero. Ma non è vero. Ed è cognato di Benedetti, che ma tu non è cognato. Sei io pazzo. Ma dai, sei pazzo. No, come si chiama? Napalm. Ma non vogliamo occultare niente. È Napalm 51, personaggio di Crozza. È uguale. Anzi, credo si sia ispirato. Come mai che quando dico poi. Scusa, metti lì col compiesso, faccio io il rumore del computer. Tutto. Parla, dai, parla. Mauro, parla. Ma perché vuoi negare l'evidenza? Quale evidenza? Pezzi di merda, rotto il culo infami. Che ne pensi di Gentiloni? Vai, che ne pensi di Gentiloni? Mauro. Per me, che ci sia o non ci sia, è trasparenza, cioè non esiste. Non esiste. Come lo consideri? Uno che va in giro 2-3 anni fa. Non abbiamo pagato nessun riscatto, 15 milioni di euro. Ebreo pure lui? No, o no? No, allora come faccio a credere a un precedente che ha detto delle balle? Ha detto delle balle. Incredibile! Come lo consideri? Un infame? Un pezzo di merda? Come lo consideri? Un bugiardo. Allora, ma secondo te è normale che vengano sorteggiate? Sì, e Prodi? E Prodi? È ebreo il Papa? E Prodi? Ascolta, chi è che ha fatto il complotto nel 2011? Chi è il complotto? Complotto del 2011? Ah, contro Berlusconi. No, ecco, giustamente, no, questa mia amica mi segnala, ecco l'equivoco, bravissima, non dico il nome, ma bravissima. Napolitano che... La moglie di De Benedetti si chiama Monti di cognome, sì. E lui pensa che siano parenti, che tenerezza, brava, bravissima. Che bisogna fare con Napolitano? Ucciderlo? Ma andrebbe processato e fucilato. Tutto infame. Napolitano peraltro processato e fucilato. Ciao Mauro, ciao. No, ascolta. Mamma mia. Ma che cazzo ci fa quel coglione di Parenzo a sparare minchiate alla trasmissione di La 7 alle 9:05. Spara di quelle cagate che bisognerebbe prenderlo a badilati in faccia. Ma come si fa a dire ste stronzate? L'operaio tedesco prende di più, quell'italiano prende di meno, e non è che se torniamo la lira l'italiano prende di più. Ma vai a fare il culo, idiota, che l'operaio italiano non esiste più, grazie ai tuoi amici ebrei lobbisti.
pezzo di coglione, se ti becco ti riempio di legnate, stronzo. L'analisi di Mauro da Mantova. Sì, lo sento un po' sottotono però. Cioè, no, mi non dire un così, po'... non dire così che poi si presenta. Un po', è quasi sottotono, malato, un po'... Ma come malato? No, non è più sì, il è stato in ospedale, è stato in ospedale. Cioè, non è più il... Senti che? È più... Senti che? Sì, cioè, dici, capito? Non è un più po' aggressivo di... come senti un tempo. Che? È stato lui! Senti che? È cioè, stato più... lui! Ah, tu cioè, dici un po' di messo, un po' di messo. Miagolatore, così, tutto miagola, miagola. Miagola. Non è che è schiumoso di rabbia, non ha più quella bava alla bocca cioè, come cioè, tu dici, tra lui e Donato non c'è paragone tra lui e Donato. Beh, no, Donato, certo, Donato... probabilmente cioè, un rischia, altro livello. Un altro livello, rischia sicuramente un infarto in diretta, un ictus, qualcosa di simile, urlando in quel modo. Mentre l'altro lo vedo proprio... Dimesso. Miagolato, cioè, capito, sta male. Non so, non vorrei, per carità. Cioè, non c'è più carità. Il solito attacco a De Benedetti, no, queste cose qua, no. Moscio. Il peggio di Radio Padania. Andiamo, vai. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Mauro da Mantova interviene ormai a Radio Padania perché pensa di essere discriminato dalla Zanzara. Pensa a che punto siamo arrivati, David. Io ricevo ogni giorno 15 messaggi di Maurone. Sì, me l'hanno detto. No, ma che mi insulta in tutti i modi. Cioè, mi insulta in tutti i modi dicendo Tamarro, basta, mi hai censurato, De Benedetti, le solite cose, eccetera. E poi interviene a Radio Padania. Ma che cazzo fa tutto il giorno, Maurone? Ma che cosa cazzo fa tutto il giorno? Pensa a lavorare, Maurone! Pensa a lavorare! Bravo. Pronto, ciao Sammy. Ciao. Sono Mauro da Mantova. Ciao Mauro. Artista più ciao. Noto, secondo i miei fans, della Zanzara. Ormai e... tu ti sei innamorato di me al posto di quelli della Zanzara. No, eh? Anche se là mi tacciono, io rimando con culo. Tu non mi fai dire quello che fa comodo a te quando dico le cose scomode, tu mi chiudi il telefono. Io ti sputo in faccia, caro mio Cruciani, con quel focetto di Parenzo. A me non me ne frega se la Radio 24 è sponsorizzata da JP Morgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs, che sono le tre banche che hanno sponsorizzato i matrimoni gay in Italia. Non me ne fotto. Vabbè, ma siamo alla follia, siamo alla follia di Mauro da Mantova. Radio 24 sponsorizzata da JP Morgan. Ma magari le banche che favoriscono i matrimoni gay. Mauro da Mantova, dai, su. Io i matrimoni gay non li voglio nemmeno sentire, ma neanche i matrimoni, le adozioni o gli utili in affitto, creiamo il vostro. L'applauso per Mauro di Mantova. Mauro, chiaramente ti sei diventato un ascoltatore ufficiale del pomeriggio gender di Radio Padania. Guarda, cioè siamo al boom radiofonico, ma dai, Varin. Poi discute a un certo punto con uno che si chiama Zeggio, non so come si chiama Zeggio, senti. Froccetto, gli ha detto Froccetto, non so se forse non si è sentito bene. Froccetto ha dato del Froccetto a quello che fa la Zanzara, Parenzo. Parenzo Froccetto. Ha detto lui, mica ha detto lui, no, quello querela, sai che è una famiglia d'avvocati. E ha dato Froccetto, che vuol dire che c'era anche piccolino. Oh, Froccettino! Ma l'ha detto lui, Mauro da Mantova, ci avrete le sue credenziali, fategli avere l'avviso di comparizione. Servi di Roma fuori. Bah. Mamma mia, Pasquale da Napoli, vai Pasquale. Ragazzi simpatici sono. Pasquale, vai. Dimmi. Come va? E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato, perché d'ora in poi vocalist ti attacchi al cazzo. Questa ti costa cara, vedrai quando sarò ospitato ancora in TV, perché tu non lo sai, ma sarò ospitato ancora e non ti dico in che TV, non lo sa nessuno, nemmeno i miei fans, e dirai che belle figurine di merda, sai come dicono a Napoli, ti faccio fare un album di figurine di merda.
te sei diventato il leccaverettani di Parenzo, quel coglione ebreo schifoso, dell'altro ebreo di Telese, l'altro frocio, come Parenzo, ma la pagherai cara, perché se tu aspetti di beccare, questo è l'ultimo audio che tu becchi alla Zanzara, mio, perché d'ora in poi gli audio li devi rubare alle TV dove vado io. Hai finito, Carlangi! Vai a chiamare, vai a chiamare Donato da Varese, Silvano da Bari, Riccardo da Roma, chi cazzo è? A me, con me è finito, te l'avevo detto, se entro venerdì non mi chiami, te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io sapevo già, ma quello te lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello? Sai che c'è, Crociani? Che io non ci perdo niente, l'odio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audience. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai, hai capito? Perché me di te, Crociani, non me ne sbatto il cazzo, hai capito? Che a me, per me non conti meno di una mia scureggia, ok? Perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio cugino, non sei nessuno, e quindi ti mando a fare il culo. Ah, andiamo avanti, andiamo avanti. Scusami la corte, puoi rimettere per favore? Scusami la... Ma si occupa di audit, però se ne è presa con te ormai. Certo, se ne è presa, ormai. Ma non me ne frega niente, era Mauro D'Amanto per chi non lo sapesse. I vocalisti, ma è un pazzo. Scusami la corte. Ma sai che non sapevo che Telese fosse ebreo, non mi risulta. Ma lascia perdere. Ha detto che Telese è ebreo. Ma sì, ma dice qualsiasi cosa. Adesso dirà pure che io sono ebreo. Arriverà a dire che io sono ebreo, per carità, non mi offenderei. Non mi offenderei, però comunque arriverà a dire questo. Scusami la corte, puoi rimettermi per favore quell'audio iniziale? L'inizio della trasmissione, non Parenzo che sta tossendo, ma l'inizio della trasmissione. No, questa è una settimana, 10 giorni che è così. Spiego, ma vatti a fare visitare, hai la TBC? No, non fermo. Ho avuto tempo. Non me ne frega niente. L'audio, l'audio dell'inizio. I fascisti attaccano la tubercolosi. 2 minuti di ritardo. A Bariso c'hai rotter cazzo, eh. Ah, pure. E non dico niente. Vuoi dichiarare guerra? No, adesso questo qua io lo manderò in luppa. Ti giuro, guerra? Lo mando in... No. Ma che guerra? È una questione normale di educazione. Io non potrei parlare di educazione, naturalmente. Però in questo caso parlo di mutuo riconoscimento. Come dire, mutuo riconoscimento. Ma a questo punto iniziamo direttamente alle 19:15. Beh, bravo. A proposito di mutuo riconoscimento, di rispetto, di cui non ce ne frega una mazza, ovviamente, però il signor Miccichè vi voglio fare sentire. Vi ricordate, ti ricordi, Parenzo, il signor Miccichè? Ciao Crucia, sai quale sarebbe il modo migliore da fare? Ormai oltre la legittimazione. La cosa migliore da fare è da sparare pure a Parenzo. Poi non so più come è da sparare pure a tutti quelli che difendono si gran fide la mignotta. Quel rumeno che ha chiamato te voleva dire che in Romania sono molto severi. Come sono severi sia in Germania, l'ha capito? Ha voluto dire che vengono tutti qui a fare rapine. Perché in Germania li piano e li martufano, in Austria i piani li martufano, non è come qui in Italia che i piano dopo mezz'ora stanno da fuori, capito? Perché ci stanno quelle teste di cazzo internazionali come quello stronzo di Parenzo, capito? Che li appoggiano, capito? Invece sarebbe da sparare prima a tutti quelli, cominciando da Parenzo, prima a tutti quelli di che appoggiano i ladri, capito? Cominciamo a sparare a Parenzo, che tanto non serve un cazzo, sta testa di cazzo internazionale, vattene a fanculo, a passi lunghi e ben distesi, a te e chi te mette le scarpe la mattina, stronzo di un Parenzo. Ciao Cruciano, ciao. Beh, no, Quirino, aspetta, una cosa. Intanto diciamo a questo Quirino che si dice mattina e non mattina. Sì, e questa poi, è l'unica annotazione poi, che voglio fare a questo poveretto. E poi, scusa, Quirino, adesso mi hai rotto il cazzo perché molti attacco, molti chiamo stasera, ti faccio un culo così, se stai. Tanto lo so che stai ascoltando. Non è che puoi dire bisogna sparare a Parenzo. Beh, perché no, qui vabbè, combattiamo. Poveretto. Ah, perché tu dici che scherzava? Ma non lo so se scherzava, è un imbecille, mica mi fa paura, sto idiota, figuriamoci, un povero imbecille.
completamente un analfabeta. Dai, ma che me ne frega niente, sto analfabeta qua. Ma perché analfabeta? Adesso perché lo devi trattare così, un analfabeta? È un analfabeta, è un involuto. Come lo vuoi chiamare? Involuto. Ma dai discorsi che fai è un involuto. Ma bisogna involuto, dire, chiamare, dai, le cose con il loro nome. Signor ma chi Quirino, è? Ma Quirino, signor Quirino, l'involuto. Ma come si fa? Cosa si discute con un Quirico, involuto? Quirico, no, Quirino. Quirico. Non capisco perché. Quirico è una scimmia involuta. Quirico, cosa gli Quirico vuoi dire? L'hai sentito come articola? No, ma non è involuto. Ma perché? No, ma che cos'è allora? È un intellettuale? Ma no, ma non è che tutti devono essere intellettuali. Ma manco una persona con un cervello normale. È un povero involuto. Ma è evidente da come parla. È un involuto. Esistono gli involuti. Non è involuto, dai. No, cos'è? Rubbia? Cos'è? Che rubbia? Che c'entra rubbia? Non è che bisogna essere per forza rubbia. No, beh, ma non è rubbia, ma non è neanche una persona normale. È un involuto. Una persona normale non parla così. È un involuto. Quirico, signor Quirico. Un instabile involuto, poveretto. Come ce ne sono tanti in tutte le società, poverino. Il signor Quirico. Il signor involuto. Senti, dì a quel Mauro da Mantova, che quello a me è involuto, ma vattene a fanculo, a cretino. Cioè, aspetta, io sono involuto, tu sei Mauro da Mantova. Aspetta, abbassa la radio, Quirico, abbassa la radio, Quirico. Almeno quello, impara almeno come si fa. Ma impara almeno quello, involuto. Mattina si dice. No, lui dice mattina. Allora adesso devi cominciare. Se vuoi interloquire con me, devi cominciare a parlare correttamente l'italiano. Hai capito? Se vuoi cominciare a interloquire con me, aspetta, devi cominciare a parlare bene. Perché gli dici Mauro da Mantova? È come se lo insultassi. C'è un insulto. Esatto, beh, come Mauro da Mantova. Ma mi fa acqua, ma mi sciacquo. Ma mi fa il bidet questo qua. Ma questo qua mi fa il bidet questo qua. C'ha la faccia d'arabo, c'ha l'occhio a palloncino come quella di Rosita. Ma tu ti rendi conto? Ma questa... allora, parlate agli... cose serie di quello che gli sta ascoltatori, facendo Trump. Gli ascoltatori della Trump, Zanzara, ottimo, cosa sai di Trump? Trump, dopo. Cosa sai tu di Trump che non sai neanche dov'è l'America su una cartina geografica? Troglodita, troglodita, troglodita scimmia. Vengo allo zoo a trovarti, vengo al bioparco. Sei al bioparco? In gabbia? Vengo a trovarti al bioparco. Ma perché? Le noccioline, scimmia. La cosa che non capisco è perché di perché una scimmia è brutta. No, perché dai, apparenza del Mauro da Mantova, non capisco perché. Ma no, poi non mi offenda, è stupido. Ha parlato, stupido. A me mi dice che ha parlato il genio. Beh, un po' involuto, Mauro, lo è. Ah, scusi, ho usato una parola troppo complessa, scusi. Lui, involuto, che cerchi il significato, scusi, Allora scusi. Lui si guadagna da vive. Involuto. A forza la prende, va a fanculo, stronci, involuto. Involuto. Vada a vedere il significato di involuto. Allora, per un vaffanculo via 30 euro, per uno stronzo ne via 20. No, beh, scusa, di Quirico, mi hai fatto diventare miliardario oggi. Fa ancora di più lo stronzo. Oggi mi hai fatto diventare miliardario. Ma io non più capisco perché. Dicono, va bene, d'accordo, però Quirico, ascoltami un attimo, non capisco perché hai definito Mauro da Mantova uno stupido. Guarda che quello si incazza. No, non è che è stupido. È una guerra tra titani. È stupido questo. Come Parenzo. Capito? È uno scontro tra giganti, questo, proprio tra intellettuali. Ma è bello fine lei, però. Perché non ci incontriamo, cretino? Ma che c'entra? Quando tutta sta presupposta del cazzo, te la faccio levare. Preso, capito? Come ha detto, scusi, quale parola ha usato? Ci incontriamoci. Aspetta, forse aspetta, ha usato una parola un po' pratica, complessa per lei. Presupopeo, però, cosa ha detto esattamente? Non aspetta, Quirico. Aspetta un attimo, la telefonata è la mia. Aspetta un attimo. Ha detto presopopea lei? Aspetta, prosopopea. O prosopopea? Che ha detto pre o pro? No, per capire Mauro le parole più grandi di lei che utilizza. Mauro. No, Croce, mamma mia. No. Adesso te lo becchi però. Hai insultato Parenzo dandogli del Mauro da Mantova. Dunque, per te Mauro da Mantova è un insulto, chiaro? Su chiaro? Dunque. Sì. Mauro, sì, hai capito? Stava dormendo. Mauro, hai capito o no? Stava dormendo. Ha detto Quirico da Roma. Non sì, svegliarlo, ha preso i psicofarmaci. Parenzo è come te, Mauro, è come te. È una bella lotta per tutte e due. Senti due giganti. Lui dice a lui brutto e lui ti dice brutto a te. Senti il convegno della Treccani. No, sta calmo. Non confondere la merda con loro. Convegno della Treccani. Da una parte c'ha ragione, sì. E allora va bene così. Lui è. È un consesso di intellettuali, vero? Tu sei loro. Cioè, ma insomma, ma tu sei loro.
Che ora cosa, i capelli. Che capelli. Lavoro ha fatto lui? Cosa che lavoro ha fatto lui? Che lavoro ha fatto lui nella vita? Mai. Che ha fatto? Non un cazzo. Ma come un cazzo? Ha fatto il giornalista. Ha fatto il giornalista. Più parolacce breve. Più parolacce Ma che c'entra che non è laureato? Ma che bel convegno. Lui sa percentuale, la Radio 24 sa percentuale. Sì, ma tu gli hai detto che fa schifo ed è brutto. Adesso senti, non ti tirare dietro. Senti, vabbè, davanti, senti l'altro. Vabbè, gli hai detto che è brutto. Gli hai detto che è brutto. È meglio Mauro da Mantova però che Parenzo. Tolga le mani dal volante mentre parla, quello così. È più carino Mauro da Mantova che Parenzo. Beh, sì, certo, per chi ha conati di vomito sicuramente. Adesso non voglio fare il bellone. Io non voglio fare il bellone. Però non mi risulta di avere le occhiaie. Ma ci sono altri problemi. Ci sono altri problemi. Neanche la faccia d'arabo, lui invece c'ha la faccia d'arabo. Fermi tutti, ragazzi, su. Tagliato. Che relazione c'è, per esempio, tra la circoncisione, il pisello tagliato e la potenza sessuale? L'appetito sessuale, le prestazioni sessuali. Ci illumina il rabbino Shlomo Becò, ribattezzato il rabbino della Zanzara. Come si fa a usare il termine battezzato con un rabbino? Perché voglio distruggere tutto. Vai. Eccoci qua. Pronto, rabbino? Pronto. Magnifico. Ci siamo. Come andiamo, caro Rabbi? Shalom, grande Rabbi. Carissimi, complimenti. Allora, devo caro dirvi che sì, dici. Siete sempre in gambissima, però ormai la vostra trasmissione è diventata una trasmissione vietata ai minorenni di 14 anni, perché se ci sono bambini in giro state esagerando troppo, cari amici. Rabbino, scriva una lettera, al Sole 24 Ore, rabbino. Ma non è vero. Spiegando che eccesso di piacere locale, troppo dipendente, magari sì. Concludiamo con una cosa, caro rabbino, ed è questa. Lei dovrebbe fare un saluto speciale a Mauro da Mantova. Perché lo fa andare in bestia questa cosa qua. Se lei lo saluta, un caro saluto dal rabbino a Mauro da Mantova, che è profondamente anti-ebreo, e un saluto da lei lo riporterebbe forse nell'alveo e nella, no, lo riporterebbe nella civiltà. Ecco, insomma, faccia un saluto se vuole. Allora, Mauro di Mantova, sì, un carissimo saluto, sì, da un rabbino. La vita è lunga, mai essere determinati, fissati sulle proprie idee. C'è sempre possibilità di cambiare e di migliorare. Bellissimo. Troviamo l'equilibrio centrale, sempre la strada centrale, e allontaniamoci dagli estremismi. Ciao Mauro. Bellissimo. Arrivederci. Ciao Rav. Ciao. Un abbraccio. Ciao Rav. Shalom. Mamma mia, che spettacolo questo rabbino, caro David. Ti saluto. Hai profanato, ciao. Ma che ho profanato, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Arrivederci, e come sempre, viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseni di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà!